Allora, spazio Voci Radicali e questa sera abbiamo come ospite Stefano Bilotti, segretario dell'Associazione Radicale Rientro Dolce. Stefano Bilotti, l'abbiamo per problemi tecnici soltanto in audio. Purtroppo, se vuoi, Stefano, salutare chi ci segue. Ci senti, Stefano? Ciao, mi sentite? Sì, io zio, vi Ok. sento. Perfetto. Allora Stefano, io niente, volevo soltanto fare una rapida, visto che abbiamo poco tempo, presentazione dell'Associazione Radicale Rientro Dolce, appunto di cui sei segretario, che è un'associazione appunto che si rivolge soprattutto, diciamo, è nata con prediligendo il tema del peso, del peso antropico sul pianeta, e quindi peraltro si è intitolata con questo nome Rientro Dolce, che è un qualcosa di evocativo, ben preciso. E poi magari ce ne parlerai, però non si occupa soltanto, diciamo, di sovrappopolazione sul pianeta, ha anche chiaramente un'attenzione a una serie di argomenti che sono anche collaterali e molto, molto connessi a questo problema dell'eccesso antropico, che per esempio come l'energia. Vorrei rapidamente darti la parola e magari ecco, se ci dici un attimino il perché di questo nome a coloro che ci seguono, che magari non ti conoscono, e poi appunto passiamo subito a parlare dell'attività dell'associazione. A te, Stefano. Ciao, senti, dunque, va bene, innanzitutto mi scuso per la mancanza del video perché c'è un'altra chiavetta più performante, ma dobbiamo fare dei test, ma sono un pendolare, quindi sono arrivato un po' tipo tipo ritorno al futuro, no? A casa. Senti, Ok. dunque, vabbè, rientro dolce è una parola di Marco Pannella che pronunciava anni fa, parlava di un rientro dolce dell'umanità, no? Io praticamente è un'associazione che è nata, non mi dilungo troppo, però ti do il concetto molto, molto semplice. Denunciamo da diversi anni il fatto che sul pianeta l'uomo ha praticamente la specie umana con i suoi consumi, con la sua antropica di colonizzazione, ha superato la capacità di carico del pianeta. Cioè noi stiamo consumando delle riserve di energia che si sono formate ci troviamo in una situazione in cui assolutamente il consumo, la percentuale di rinnovabile energia non è abbastanza, stiamo devastando ecosistemi, ci stiamo mangiando praticamente il pianeta, questo per intenderci. Per cui la grave dei consumi, no? È una cosa che è sempre venuta meno, è sempre sfuggita ai vari vertici da Copenaghen, praticamente. No. Occidentali, e poi si presentava qualcun altro, diceva sì, ma noi persone consumiamo meno, però ci si scordavano che praticamente c'avevamo un'espansione demografica che era infinita. Quindi in questo balletto delle Ok, curvature. allora riprendiamo dopo questa piccola interruzione tecnica. Stefano, non lo vediamo come prima, sentiamo però, speriamo di sentirlo meglio. Continua pure Stefano dall'attività appunto di rientro dolce, vai. Niente, praticamente, quindi il discorso è che noi denunciamo da anni, in realtà abbiamo un antecedente che praticamente era Peccei col suo rapporto sui limiti dello sviluppo, no? Che era stato fatto diversi decenni prima. Noi abbiamo ripreso molte cose, abbiamo messo il punto perché più o meno tutti parlano di varie forme, l'inquinamento, l'ambiente, però abbiamo messo il dito proprio su un punto che secondo noi è fondamentale. E noi abbiamo una concezione veramente antropocentrica del pianeta, nel senso che l'uomo può fare qualsiasi cosa, pensa di andare avanti in modo illimitato e per tempo illimitato, mentre invece non può fare qualsiasi cosa, non riuscirà ad andare avanti molto a lungo in questo modo, e soprattutto, secondo noi, non è neanche il diritto. Cioè, noi siamo praticamente in una fase di estinzione di massa, perché ogni giorno non mi ricordo quante specie di animali vengono meno, la biodiversità si perde. Sono tutti danni che poi non sono percepibili immediatamente da una persona che vive in città e si prende l'autobus o la macchina e va a lavorare, ma sono cose che poi dopo in realtà si sentono, e quando è come un volano, che quando poi si è innestato, fermare è difficilissimo. Quindi possiamo pensare, non ti voglio fare più di tanti esempi, però a parte al discorso di quanto ti facevo un esempio di quanto poi questi fattori siano correlati, cioè noi diciamo anche che moltissimi fattori in chiave geopolitica di guerre, di tensioni sociali sono molto correlate, cioè a
questa situazione. Io ti faccio un esempio, un bellissimo articolo, osservazione che aveva citato Pardi su ASPO, forse l'aveva scritto lui, che parlava del fatto che l'Egitto, quando c'erano le rivolte in Egitto, che l'Egitto era 20 milioni nel 50 di persone ed era quadruplicato, sono 80 milioni da esportatore di petrolio, cioè paese ricco potenzialmente, seppure una dittatura, era diventato un paese che tende alla povertà, perché non avendo un'economia alternativa, addirittura deve importare petrolio e se lo compra vendendo quell'altro poco gas che ha, no? Quindi non avendo sviluppato poi un'economia di terziario. Quindi il discorso è che si può rivedere un po' i fenomeni nel mondo, possono essere un po' rivisti con questi occhiali, no? Con queste lenti. Quindi un Sì, uomo che... Stefano, volevo proprio su questo sollecitarti una cosa. Praticamente nella vostra nell'associazione di Introdolce ci sta anche diciamo un importante, io ho visto anche rielaborazione un pochino di quello che è il modello di sviluppo, cioè praticamente estremizzandolo, crescita e sviluppo praticamente non si identificano. In Casa Radicale ci sono state anche delle recenti dichiarazioni di Emma Bonino ad un comitato su questo diverso modo di intendere lo sviluppo, che non è sempre solo crescita. Ce ne vuoi parlare, insomma? Sì, guarda, io con la mia segreteria diciamo che ho portato una, proprio nettamente, ho buttato una, ho mirato al dialogo, cioè nel senso a far cadere quelle che erano, non erano diversità, ma potevano essere malintesi o modi diversi di chiamare le cose, poi restano le diversità, però è inutile discutere su cose magari su cui si è d'accordo, è meglio concentrarsi su quelle in cui si è in disaccordo, no? Quindi, fatta questa premessa, che è stata un po' la mia cosa, un atto di fiducia, cioè un chiedere un aiuto ai radicali, a quelli su cui sapevo che potevano avere una risposta. E quello che è successo è che, insomma, io ho detto: se voi non volete chiamarla decrescita, vogliamo chiamare il termine, parliamo di diversamente crescenti, cioè non crescita entropica. Non mi dite che in casa radicale che noi, qualcuno di voi possa intendere come una crescita positiva quella di fare grattacieli, consumare territorio. Grattacieli che poi non vengono neanche riempiti, oppure di fare l'estrazione di petrolio fatta in Lucania con i crismi che sappiamo e con le denunce che fa Bolognetti, cioè detto, quella lì non può essere chiamata crescita positiva. Se parliamo di manutenzione, di recupero, di bonifica, di crescita, se qualcuno parla a noi sia stato Phil che non è piaciuto tanto proprio perché Phil è una cosa un po' filosofica, ma qualcun altro parla di Bill, cioè di benessere interno lordo, cioè parliamo di indicatori concreti di benessere. Che quelli possono crescere perché vuol dire che si sta meglio. I vecchi indicatori, c'è stata una commissione, c'è stato un interessante dibattito dove si è parlato di riforma degli indicatori, c'è stato un convegno, io ho partecipato via Skype, no, a Roma, fatto con la Zamparuti, con Bonelli, con una specie di Ecco, sì, costituente infatti, verde. proprio della Zamparutti volevo arrivare a parlare con te perché vi sono state delle dichiarazioni sulle rinnovabili. La Zamparutti fa parte della Commissione Ambiente, se non sbaglio, o Sì. Commissione Energia, adesso non ricordo bene, e ha fatto una controrelazione, appunto alla relazione della Commissione, dove è stata anche un po' critica su certo modo di finanziare le energie rinnovabili. Ecco, sai illustrarci un pochino qual è il tema di Sì, questa guarda, allora, polemica? esatto, allora, il discorso è un discorso sottile, te lo faccio subito perché c'è stata questa polemica. Il discorso di fondo, in realtà, noi non saremmo in disaccordo con Elisabetta, nel senso che noi vorremmo che fossero pagati i veri costi di quelli che riguardano l'ambiente, cioè che quando tu stendi un poco di cemento su un territorio, su un terreno per rifare il suolo ci vogliono 1.000 anni per rifarsi da solo. Magari troveranno dei modi per rifarlo più velocemente, però per capirci di capire di cosa parliamo, vuol dire che quando io metto cemento su un chilometro quadrato, a parte gli animali che uccido, ma probabilmente lo faccio che è inutile perché ormai siamo pieni di capannoni vuoti che nessuno affitta, ci sono più case di quelle che sono in affitto. Dico, oltre a questo, cioè al fatto che è inutile, probabilmente io sto impedendo di mangiare a probabilmente qualche centinaio di persone nel futuro, perché questa è la direzione in cui stiamo andando. Quindi questo per capirti quant'è l'importanza. Allora, se quando io prendo la plastica e brucio la plastica facendo diossina, allora, se fosse fatto pagare veramente questo costo, e chiaramente con questo che si paga si invece diminuissero le tasse per tutte le cose che invece sono di tipo non antropico, no? Cioè, quindi se per esempio uno si ristruttura una casa con i mattoni, con i coppici, fa un agriturismo. È un'attività sicuramente non ad alto impatto, no? Anzi, forse ti difende anche quel territorio da tentazioni speculative.
Allora, e in generale, quindi ci fosse un'attenzione per tutto quello che è rinnovabile, non, sarebbe meglio che non dare dei soldi a delle specifiche tecnologie, perché purtroppo, siccome in Italia siamo in un paese dei furbi, poi succede che se uno fa il fotovoltaico e all'improvviso ti riempono in quella zona perché c'è quell'incentivo anche dove non serve, anche magari collegato al nulla, e succedono, uno riempie di palle, perché noi siamo purtroppo il paese in cui se c'è una leggina che ti fa guadagnare, no? Un po' come quando parli delle biomasse, le biomasse sono un'ottima cosa, però il problema è che le biomasse sono un'ottima cosa se io ho un impianto dove io ho le mie mucche, con le mucche praticamente il letame lo uso per concimare. Se invece io faccio un impianto a biomasse perché mi danno i soldi e importo merda di gallina da tutto il mondo facendola viaggiare a tonnellate, quella non è una cosa positiva, è una deformazione dell'incentivazione. Il problema qual è? Il problema in cui noi siamo di rientro d'oggi è che noi abbiamo molta paura, anzi abbiamo quasi certezza, quindi dal punto di vista della cosa siamo in accordo, perché la Zamparutti è per la proposta di fisco verde, è per tassare le cose che non inquinano. Il problema è che nel dire che non vanno bene quelle altre cose, perché in realtà le rinnovabili che aumentino va bene, purtroppo non è ottimizzato così. Il problema è che quello che temiamo, anzi che siamo sicuri voglia fare Monti, che tanto leva gli incentivi. Ma quegli incentivi che leva non va poi a riequilibrare in un sistema di fisco verde e quindi accelera. Cioè, quello che vogliamo noi, e sicuramente vuole anche Elisabetta, è che ci sia una accelerazione, no? Della percentuale di rinnovabile con cui noi consumiamo. Il problema è che quello di dire sì, lì ci sono degli sprechi, ci sono delle inefficienze, no? Andrebbero rifatti in un altro modo. E la nostra paura, o quasi certezza, è che levano quegli incentivi. Mentre invece quello che noi che vorremmo fare è che no, che tu fai un sistema di tassazione vero e per esempio a Milano quando uno, non so se hai visto l'indagine di Report sui grattacieli che non c'hanno più gli uffici, c'era un grattacielo costruito che aveva un ufficio solo dentro, no? Per Sì. speculazione. Ecco, quelle cose lì non devono più succedere, se uno le fa deve pagare tante di quelle tasse che poi non è che dici, perché la Bonino, poi ti racconto del comitato, mi ha detto ma bisogna salire a parlare di tasse, no, ma io parlo di tasse agli speculatori, a chi distrugge ambiente, consuma territorio, che devono essere date a chi invece il territorio lo fa vivere. Cioè, io sono per un decremento delle tasse e ti spiego anche se vuoi come. Se io faccio una bonifica finta o se faccio un inquinamento verso un inquinante, quando io poi devo andarlo a levarlo perché non è stato fatto secondo tutti i crismi, il costo è un esponenziale, è un esponente di quello che avrei avuto come costo se avessi messo il filtro giusto, avessi seguito le regole, capisci? Quindi se io creo un sistema virtuoso e non vado a buttare, a rovinare la salute delle persone, ma prevengo e comincio a lavorare in modo secondo una miglior pratica, in realtà poi diminuendosi il costo complessivo diminuisce anche quello che si potrebbe diminuire anche il carico fiscale che serve poi a pulire. E tu pensa, se vogliamo rimettere a posto Napoli, tu pensa il tumore che si è creato a Napoli. Tu pensa a posti dove tu facevi la pasta migliore del mondo, dove c'erano fra i vini migliori del mondo, dove c'era la mozzarella migliore del mondo. Tu pensa a disinquinare un terreno dove ci sono finite diossine, dove ci sono. Tu pensa quanto è il costo? Cioè, quanto costava non farlo? Ecco, quindi il discorso Certo. è che addirittura si possono abbassare le tasse, noi smettiamo di distruggere, o comunque non le abbasserai, ma le abbassi su tendenziale. Cioè, noi stiamo verso una situazione dove aumenta tutto, tasse. In questo modo. Ci serve almeno un calo sull'impennata che stiamo avendo, capisci quello che è il Stefano, ti discorso? volevo fare una domanda anche un pochino su una cosa un po' specifica che rientrava in questa cosa che la Zamparutti aveva inserito nella sua contro, diciamo, relazione. Praticamente, secondo lei, parliamo appunto di incentivi, gli incentivi sono troppo sbilanciati a favore delle rinnovabili elettriche, soprattutto quelle derivanti da fotovoltaico a terra e dall'eolico industriale, che secondo lei appunto sono peraltro molto, hanno un impatto notevole sul territorio, mentre invece sono poco, gli incentivi sono poco diretti verso l'ottimizzazione, il risparmio e l'efficienza energetica. Tu che pensi? Io ho la seguente posizione, su questo non siamo completamente, diciamo, una posizione, diciamo che va spiegata, perché io poi sono diplomatico e sono diplomatico, ma non ho problemi, non è che siamo tutti uguali e ragioniamo allo stesso modo. Io, penso che l'efficienza è una cosa importantissima, ma la fai nel campo del rinnovabile, cioè prima tu porti un paese come per evitare lo schianto all'80% di rinnovabile, cioè io sono per un 80-20 per intenderci.
Poi quando tu l'hai portato all'80% di rinnovabile, su quel rinnovabile anche in parallelo ci fai l'efficienza. Il problema è che se tu fai efficienza sulle fonti fossili, siccome il meccanismo deteriore è quello della crescita, cioè c'è un interesse al consumo, c'è un interesse perché abbiamo un'economia al petrolio, inutile che ci nascondiamo dietro un dito, abbiamo un'economia al petrolio, un po' all'uranio, forse la Francia, questa economia al petrolio implica che se tu fai efficienza, diciamo, tu hai la macchina, io ti faccio la macchina che consuma meno, dici che bello, io avevo quei soldi, adesso posso fare 100 km in più. Il problema è che tu non devi fare 100 km in più, il problema è che deve essere consumato un barile di petrolio in meno, perché poi quello finirà. Quindi da questo punto di vista, io poi spero di parlarne, spero di fare un dibattito aperto con Elisabetta, c'è una con gli intenti buoni del mondo, però c'è una piccola differenza, io penso che riusciremo a lavorarci, perché poi con Elisabetta è una persona veramente in gamba, ci abbiamo lavorato benissimo, ha fatto un sacco di cose con noi, cioè l'efficienza nessuno la nega, ma l'efficienza va bene quando tu la fai sul rinnovabile. Se tu fai efficienza sul fossile, alla fine il fossile tu di riffo di raffa finirà, e quindi un discorso che... Quindi secondo me ci sarebbe una svolta virtuosa, insomma, per il futuro. Eh sì, secondo me, guarda, anche tutti questi fattori economici di cui stiamo parlando, adesso io non voglio fare il tutologo, no? Però purtroppo, ti ripeto, sarebbe bene che in tanti campi si mettessero queste lenti per capire alcune cose. Se tu sulla Terra hai risorse, e quindi tu puoi avere cibo, energia, acqua pulita, aria pulita, territorio, e ce n'è per tutti, poi il problema diventa di distribuzione, cioè c'è il dittatore ingiusto, tu fai la rivoluzione e distribuisci a tutti con criteri più o meno liberali, più o meno, no, dico, io spero liberali, però diciamo con criteri liberal-socialisti, diciamo, tanto per fare una cosa democristiana. E se però sulla Terra non ce ne sono, allora vuol dire che qualcuno, cioè non ce ne sono neanche per il sostentamento di base, che è questo verso cui stiamo andando. E cosa fai? Chi è che deve morire di fame? Lo decidi con criteri liberali o socialisti? Cioè, hai capito qual è il Sì, discorso fondante? perfettamente, certo. Stiamo insomma a riserva e quindi poi alla fine si arriva alla fine che diventerebbe certo una cosa non democraticamente distribuibile alla fine Cioè, quello che sta avvenendo, esatto, quello che sta avvenendo è quasi un piano di impoverimento, non so quanto programmato, perché io sono complottista, ma forse alla fine per necessità c'è un impoverimento programmato, perché quello che sta succedendo è che alla fine la corda non si tira più, i cinesi cominciano pure a mangiarsi loro le bistecche, consumano una quantità di territorio notevole, e vogliono anche loro l'auto, ce ne hanno tutti i diritti, nel senso che uno può dire che è bene o male, ma no, non possiamo noi fare lo stesso e non vorrei che loro non abbiano le nostre cose. Quindi il discorso è che l'elastico si è allungato oltre quello che è il limite. Quindi Certo. capisci qual è il discorso? Quindi io non voglio fare il tuttologo da questo dedurre, ma il discorso è che siccome non ci sono tutte cose, alla fine l'economia sta, per via economica e non per via bellica, per ora, si sta creando un impoverimento. Certo. Senti Stefano, a prescindere dal fatto che, voglio dire, si può il diritto di opinare pur senza essere tuttologi. Hai accennato prima al fatto che prima o poi i cinesi mangeranno bistecche. Io volevo fare un link a uno dei temi che trattiamo qui, cioè nel senso su Libri.tv, abbastanza con un certo successo, un certo seguito, grazie a Giovanna Devitag, che insomma è praticamente lei che si occupa e conduce questi spazi, che è un pochino un tema che riguarda lo specismo, l'antispecismo, e in particolare praticamente uno dei temi, spesso appunto coloro che sono particolarmente attenti ai diritti degli animali contestano rispetto appunto agli altri, è quello che una delle cose più deleterie sono i sistemi di allevamento degli animali, che sono intensivi e che ovviamente sono i polli in batteria, gli animali che non hanno, insomma, sono veramente una cosa estremamente crudele. Allora io questa cosa spesso ho riflettuto e penso che un pochino, a parte che poi c'è la premessa che ne usufruisce di questi allevamenti, di questa alimentazione così particolarmente ricca, un terzo forse della popolazione del pianeta, e sono anche inquinanti, Giovanna ci sottolinea, questi allevamenti. Io volevo chiederti, secondo te non è un po' questo qui un riflesso proprio della sovrappopolazione?
che è un pochino proprio legato alla sovrappopolazione. Sì, guarda, distinguiamo i due campi perché Giovanni ha fatto un ottimo lavoro e io assolutamente non potrei dire meglio, però diciamo dal mio punto di vista del collegamento è chiaro che anche l'uomo, se pensa in 7 miliardi, la CO2 è fatta per una gran parte anche dalle mucche che alleviamo, cioè praticamente il fatto che noi, l'uomo, cioè la biomassa fatta da vertebrati, mi sembra che il 98% è fatta da uomo più animali domestici, no? Cioè mucca, cane, gatto, cioè praticamente stiamo annientando tutto quello che non è di origine antropica come animali sul pianeta, no? Vabbè, adesso ho levato l'insetto, sto parlando di vertebrati, no? Terrestri. Sì. Allora, il discorso è che noi per nutrirci a basso costo abbiamo creato delle fabbriche di tortura, perché non è possibile che i polli in batteria che poi si pigliano le malattie, la mucca pazza, cioè tu pensi che abbiamo reso carnivore le mucche, cioè davamo praticamente da mangiare agli animali erbivori degli altri animali. Ora questo cosa succede? Tu hai un'entropia, no? Cioè nel senso che è una quantità di informazione che non è abituato, perché tu se tu ci pensi la mucca si piglia l'erba e prende, non so, dall'erba ci sarà il piccolo veleno che c'è sull'erba piuttosto che quello. Poi arriva un carnivoro, si mangia la mucca, che può essere l'uomo, per esempio, e la mucca ha centrato l'erba. Ora, se la mucca già mangia, è come se l'uomo si mangiasse un carnivoro, cioè come se ci mangiassimo un cane o un lupo. Tu capisci che la sommatoria di informazioni che possono essere in questo caso anche i prioni, che addirittura si pensava che la vita partisse dai virus, e invece queste forme ancora più ancestrali, più elementari, che però ti ammazzano e oltretutto anche se scotti la carne non succede niente. Quindi il discorso è: non possiamo andare avanti così in generale, e sicuramente questi sistemi deformi in cui mettiamo 5.000 polli. Poi chiaramente c'è una grande questione che è quella vegetariana, che io rispetto, ti dico la verità, io non sono vegetariano, però parlando con Girombelli e Maurizio Lipparini, che lo sono. Ho ridotto di parecchio, cioè mi sono, no, ma non per una cosa mia, perché ho detto: beh, quando tu una bistecca praticamente pigli il cibo di non so quante persone, no? Quindi ho fatto quando noi tocchiamo questo argomento ci sono molte cose irrazionali, perché che è carnivoro distinto, però purtroppo è una cosa su cui dobbiamo lavorare. Comunque, io parlo a livello così: non pensiamo di andare avanti a mangiare in questa maniera, con questi allevamenti. Con le persone che siamo, perché questa qui sarà un privilegio di ricchi, quindi diciamo di riffa di raffa, qua dovremmo cambiare parecchie cose. Io poi Anche perché sono però se andiamo per proporzioni dovremmo avere un altro pianeta soltanto per allevamenti intensivi, il che non è sì, no, possibile, ma insomma. poi ti dico la verità. Adesso io c'è Giovanna che mi bastonerà sicuramente, io lo accetterò. Se noi parliamo dell'uomo, diciamo agreste, che va, io ho dei parenti che uno va a caccia o il cinghiale se la gioca perché il cinghiale magari ti ammazza e c'è uno sterminato, ma io penso che quella di mettere polli in batteria, pesci, sia una mostruosità, cioè io sono veramente contrario. Io, insomma, su quanto riguarda patè, cose che torturano gli animali per fare, uova non scritto con allevate, che poi dopo ti imbrogliano magari, io anche le uova me le compro solo quelle in cui c'è scritto, cioè è una mostruosità, però mi rendo conto che è proprio questo meccanismo della crescita che ci frega, capisci? È una mostruosità, noi non abbiamo il diritto di torturare degli animali così, cioè io da questo punto di vista. Certamente. Certo, Stefano, volevo in chiusura, prima di chiudere, volevo che tu ci facessi un cenno sulla la previsione appunto del congresso di rientro dolce, dove, come e quando. Questa è molto carina perché io ho lanciato un'idea. Vorrei fare un congresso. Non c'ho ancora l'informazione. Io però lo vorrei fare. C'ho un'ambizione perché qualcuno mi dice di andare a Roma perché a Roma ci sono. Io invece vorrei fare un congresso in cui mi collego. Innanzitutto riprendere il contatto con i francesi, avere qualche ospite telematico, magari anche col vostro aiuto, perché io il congresso di Rientro Dolce, se non c'è Libere TV, mi arrabbio, ve lo dico subito. Questo ve lo dico già, Ovviamente. anche da remoto, metto io un router, qualcosa. Saremo onorati di poter trasmettere il congresso di Rientro Dolce. Sarebbe veramente una cosa che mi fa piacere. Poi, diciamo che io da molto tempo coltivo l'idea di andare in Lucania. Sarei capace anche di fare da solo in Lucania un giorno e magari farlo su due sedi contemporanee e poi spostarmi su Roma o farlo io dalla Lucania, ti dico francamente. Mi piacerebbe molto parlare di petrolio, sai che c'è stata una polemica all'ultimo comitato, è stato un bel comitato, no?
Però c'è stata una polemica in cui Pardi, che è uno che insomma quando sferza sferza, diciamocelo chiaramente, e ha detto un po' che insomma che esatto, è una gran persona, voglio dire, però ognuno c'è, cioè, è un toscano. È un grande, sì, io sono solo 50% toscano, allora ogni tanto mi riesco un po', no, all'interno, quindi, però chiaramente ha detto delle cose precise su quello che chiama il partito dell'Eni. Però io i radicali non credo che siano il partito dell'Eni, almeno non sicuramente Maurizio Bolognetti e Elisabetta Zamparuti, però sarebbe bello parlarne della questione, perché c'è veramente un grosso problema in Lucania, che poi è un problema che si riflette. Allora, il discorso è: io voglio parlare di varie cose, però sarebbe interessante avere un dibattito proprio su quello che riguarda il petrolio, avere Luca Pardi che è presidente di Aspo Italia, sentire la voce di Bolognetti, collegarci invece con quelli di Democrazia Responsabile che sono francesi. È un'idea che sto maturando. Poi c'era in mente anche un'altra cosa che mi piacerebbe scrivere, cioè scrivere, dove dare una mano, mi piacerebbe fare una specie di manifesto per il territorio, perché io penso che nelle cose, se partissimo dai fondamentali, vedi Gianni, cioè se noi partissimo anche, c'è la cosa del denaro inventato, c'è un articolo molto bello di John Nash che parla, lui è tornato a parlare del problema che si è generato quando si è svincolato il denaro dall'equivalenza del metallo, dell'oro, no? Ah, sì, e lui sì, dice, sì. Allora, il discorso è questo: in generale la ricchezza, io posso essere ricco se la ricchezza che abbiamo sta sotto i nostri piedi, capisci? La ricchezza che abbiamo sta sotto i nostri piedi, nei nostri polmoni. Quindi fare un manifesto io penso al land grabbing, praticamente quello che vanno a espropriare i territori. Pensa che io volevo scrivere una lettera al presidente del partito transnazionale, poi non ho fatto in tempo, e lì è scoppiata la rivoluzione sotto i piedi. Cioè io dicevo: guarda che questa cosa che vanno a rubare i territori ai contadini e poi li fanno diventare operai nei loro territori perché non c'hanno un pezzo di carta, queste cose portano tensioni sociali, portano guerre. Cioè qui bisogna ritornare al diritto al territorio, cioè uno poi, io, mercato, libera impresa, quello che vuoi, ma ogni individuo secondo me c'ha diritto a un... interrompere perché siamo in chiusura. E quindi scusa. Ti direi soltanto di dire il tuo riferimento, il riferimento di Rientro Dolce su internet, e ovviamente poi ti do appuntamento per una prossima puntata. Ah, molto volentieri. Scusa, io parlo sempre volentieri, mi accorgo del tempo che passa. Allora, www.rientrodolce.org, www.rientrodolce.org. Io sono Stefano Bilotti, cioè bilotti@libero.it. E quindi niente, io per il momento ti ringrazio e ti faccio un caro saluto e alla prossima puntata, dove grande spero di annunciare. Grazie della tua cortesia di essere venuto a raccontarci di Rientro Dolce. Avremo occasione di nuovo di incontrarci, e magari poi parleremo anche del congresso. Grazie ancora, Stefano Bilotti. Grazie a te. Ciao ciao ciao, ciao a tutti.